Siamo davanti alla Sisal, ragazzi, che bello, eh? Non si vede con le telecamere, lo sapete tutti, non si vede bene. E quindi basterebbe, che ne so, delle assunzioni di padri di famiglia, che è possibile, ragazzi. I 400 posti di lavoro al comune che proponevamo nel 2008 sono possibili, fanno tutti finta di non saperlo, di no. Poi comunque danno la colpa al sindaco del dissesto e invece noi cittadini dobbiamo pensare che non è stato questo sindaco soltanto a mandare la politica piazzese in ferie per da 50 anni, no? Fanno business, affari, amici, queste cose le sappiamo, quindi è inutile dilungarsi, però voglio dire, la colpa è di tutti i sindaci che ci sono stati qua. Allora, non voglio sembrare quello che ce l'ha con tutti, però ragazzi, voi vi fidate ancora di questi personaggi che ancora puntano il dito dicendo che schifo sull'ospedale, insomma su tanti, su posto camminare ce n'è un casino, monnezza e plastica, c'è sigarette, ce n'è a non finire. Cioè, quindi ci vorrebbero dei posacenere e dei secchielli per la spazzatura. Se ci fossero gli operai, 4 ore, vi ricordate, al giorno di lavoro, 816 euro al mese, più assegni familiari. Questo è il contratto che propone il nostro programma. Va bene? Se qualcuno si vuole unire a questo programma, pianta organica del comune piena, vi ricordate? Siamo rimasti al 2009, riprendiamo da lì, vi ricordate? Comunque vi saluto, ragazzi. Non è una ruspa oppure 200 euro che paghi a qualcuno che risolve il problema, ci vuole una squadra. I PUC non li hanno mai voluti attivare perché sono della gente che non gliene frega niente del benessere della collettività, interessano solo i loro affari, fare il dispetto all'altro partito. Lo sappiamo, è inutile che ci dilunghiamo. Buona serata, ciao a tutti, a presto.